Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Iniziamo insieme, di nuovo ci ritroviamo dopo un po' di tempo, dopo una parentesi estiva abbastanza lunga, il percorso comune della rassegna stampa mattutine. Speriamo di entrare nelle vostre case e di darvi in anteprima un po' tutte le notizie. Detto questo, veniamo subito alla lettura dei principali quotidiani. Lo facciamo sempre con lo stesso principio e criterio. Leggiamo prima le pagine che interessano la nostra realtà cittadina e provinciale e poi passiamo alle notizie di carattere nazionale, di interesse naturalmente nazionale. Vediamo oggi il Mattino di Avellino cosa ci propone con la direzione di Generoso Picone, del giornalista direttore Generoso Picone. Vediamo i titoli di testata. Fumo allo Stir, evitata la tragedia, autocombustione di rifiuti a pieno d'Ardine, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Principio d'ingentio e torna l'incubo IRM, Irpini Ambiente, nessun rischio, massa, non si può attendere. Questa è la voce del medico, del dottore Mazza. L'intervista, c'è un'intervista, Grella insiste, sono dimissioni irrevocabili, gli operai dell'ex Iribus ora a Roma. Oggi avremo la visita alla città ospedaliera di D'Amelio e Topo. Per la politica PD De Blasio all'attacco, l'opposizione vada via, ladri nella gioielleria a Solofra, svuotate le vetrine, va l'assalto nella notte in una gioielleria di Solofra. Avellino verso il Crotone con l'emergenza Punte, adotta un paese da Calitri a Renzi. Poi vediamo intestata, ruspe in azione a Santo Stefano, ad Adribalda lotta all'evasione, ingiunzioni record, a San Mango chiuso svincolo, protesta alla ZUEC. Voltiamo pagina e andiamo subito al primo piano della Irpinia. Una questione di servizi, ultimatum alla regione, al Moscati si rischia di tagliare i posti letto. L'appello del direttore generale Rosato, diteci che fine faranno gli ospedali, oggi la visita della D'Amelio e dopo nella struttura sanitaria della Presidente del Consiglio regionale. Vaccinazioni contro l'influenza, prende l'avvio la campagna ASL. Ecco, questo è il comunicato ufficiale dell'ASL. Da questa mattina tutti potranno vaccinarsi, naturalmente ascoltando i dovuti consigli, rivolgendosi al proprio medico di fiducia o ai medici dei dipartimenti del Dipartimento di Prevenzione o dei distretti sanitari di appartenenza. Comunque vaccinatevi, ripeto, previo sempre consiglio del proprio medico, che è l'unico che conosce la nostra persona fisica e psichica. Il caso a Ballarò, la storia delle poste di Arcella. In TV intervista a Troviano, la nostra battaglia piace a Giannini. Andiamo ora di nuovo all'autocombustione dello Stir. Fumo dai rifiuti a pieno d'Ardine, Irpini Ambiente rassicura, non coinvolte le ecoballe. L'insostenibile peso di 26.000 tonnellate e il piano di bonifica che ancora non c'è. Il dottore Mazza, il responsabile dell'EISDE, accusa. Catastrofe sfiorata, non si può più attendere. Finora non abbiamo assistito, dice il dottor Mazza, a nessuna inversione di tendenza, non ha insegnato niente. Andiamo alla pagina sempre del primo piano dall'Irpinia. Grella, le mie dimissioni sono irrevocabili e le macerie cadranno su tutti. L'ex capogruppo del PD intervenga chi finora si è limitato ad osservare. La polemica Cucciniello, De Blasi non ci rispetta. Per la giornata dei defunti, il vescovo Merino, il dolore si supera soltanto con la fede. Folla al cimitero per le visite, traffico sotto controllo, ma per le soste si sono registrati troppi abusi e abusivi. De Blasio, nel PD è l'ora delle responsabilità, il segretario punta a evitare la sfiducia, i numeri dicono altro, vanno abbassati i toni, Todisco avvia già una nuova fase, l'unica strada è quella delle dimissioni. Vertice regionale in campo per evitare la rottura, trattative tra Napoli e Roma, l'alternativa è l'ipotesi commissario.
Voltiamo pagina, sempre dalla pagina dell'Irpinia, bandiera e caserma aperta, la festa dell'unità nazionale, la giornata del 4 novembre, la cerimonia a via Matteotti, le 19 onorificenze, la mostra e il ricordo della liberazione. La migliore gioventù del Colletta che andò a morire nel fango del Carso, un articolo storico di storia del nostro autore, di storia locale ed esperto, l'amico Andrea Massaro. Altro fatto storico, una rievocazione, Giuseppe, Dionigi e Salvatore, il sacrificio dei fratelli Fontanarosa, i giovani Ciampi, tutti scomparsi per gli effetti della prima linea. Quindi una bella pagina di storia da parte di Andrea, dello storico Andrea Massaro. Operai ex Ilbus, torneremo a Roma. Curcio, il Ministero non ci dà certezze, consiglio di fabbrica mobilitato. CISL, CGL e CISL, Will contro Belmonte per il CGS, convoca soltanto chi è allineato con lui. A San Mango svincolo chiuso, protesta Zuek, noi i danneggiati. Elita al vertice in regione, i sindacati, noi non ci fidiamo. Santo Stefano, lavori non stop, i problemi del territorio, riprende l'azione delle ruspe per demolire i vecchi fabbricati, Santo Susso a un passo superato. Per il penitenziario finanziati i lavori di ristrutturazione, parliamo del penitenziario di Ariano Irpino. Un convegno immigrazione fra diritto, cultura e politica, questo è il tema del convegno aperto a tutte le scuole organizzato per questa mattina al Forum della Gioventù di Ariano Irpino. Ad Atribalda, tributi evasi, scatta la caccia a 800.000 euro. Sempre ad Atribalda, comune reintegrati, tre dipendenti sospesi. Andiamo avanti, raid notturno in gioielleria, questo a Solofra scatta l'allarme. Giordano, caso Conforti, scelta errata. Droga alla sagra, questo Cassano Irpino, denunciati quattro giovani. Il Maffucci è ambasciatore dell'Irpinia. Il Maffucci è stato selezionato grazie al lavoro costante e prezioso del progetto Adottiamo un Paese, ideato e coordinato dal professor Tonino Vella. A Lauro Bossone la criminalità va battuta con l'esercito. Poi abbiamo l'ultima pagina che il Mattino dedica alla cultura. E De Santis al servizio delle idee. Germano il bicentenario, occasione per studiarlo e liberarlo dagli schemi. Oggi l'incontro perché il 2017 è l'anno appunto De Santisiano. Il comitato per organizzare appunto tutte le celebrazioni del 2017. Andiamo ora alla pagina sportiva del Mattino, la Sidigas indecisa, i lunghi restano sotto esame, Sacripanti e Alberani continuano a valutare l'ipotesi di un rinforzo. Poi abbiamo un altro articolo, dalla vigilia pronta alla rinascita, la metamorfosi di Ivan il Terribile. Dopo l'intervallo del match con Trento, Bu ha ritrovato spirito e risultati nonostante la possibilità di cessione. Poi abbiamo Ariano innamorato di Cupido, possiamo ancora crescere. Voltiamo pagina, sempre in Spini Sport, la Conta, Tesser vuole il colpo al Crotone, ma in attacco la coperta è corta. San Tommaso pari e rabbia, penalizzati dalle porte chiuse, Squatch esalta il bomber dei Lupi, l'Avellino in avanti è da Serie A. Ciano ha il cuore diviso, spero non perda nessuno. Ecco, chiudiamo lo sport della pagina del Mattino locale e andiamo subito al quotidiano del Sud, diretto per Avellino da Festa. E vediamo i titoli più importanti, un titolo, come dire, brutto per i contenuti e anche per il valore antietico delle azioni che contiene. Spariti dalle tombe, portafogli e oggetti, questo ad Avellino, l'indignazione. Giorno dei morti, furti in cimitero, segnalazioni al comando dei vigili urbani, striscioni di protesta. Decisamente un atto di grande irriverenza ed inciviltà. C'è un bell'articolo di fondo di Gerardo Salvatore, informati in nome della salute. Il giornalista e collega Gerardo Salvatore
approfondisce, lancia degli input sulla campagna vaccinale e poi spiega sulla sanità una serie, come dire, di posizioni, di attestazioni. E quindi è un articolo che va, secondo me, approfondito, secondo la mia opinione. PD De Blasio si difende e accusa, contro di me si nascondono interessi. A Tribalda erano integrati 3 dipendenti comunali, erano stati allontanati dal lavoro e licenziati. Capogruppo al via al Toto Nomi, questo nell'attesa che Ida Grilla ci ripensi. Vediamo i titoli al lato pagina. Disabilità, un appello afferrante al direttore, appunto il commissario straordinario. Viene questo dall'amico Michelangelo Verrecchia. Vertenza Eritano, oggi vertice in regione con Palmieri. De Concilis rompe e segue Alemanno. Cultura, addio alla voce poetica di Bonazzi. Calcio Avellino, lupi in ansia per Tavano, oggi il responso. Voltiamo pagina, prima di passare alle notizie del mondo, voltiamo la nostra attenzione sulla pagina direttamente di Avellino, dopo riprendiamo le notizie così dal mondo. 2 novembre, furti al cimitero, ruberie fra le tombe, segnalazione dei cittadini alla polizia municipale. Il vescovo Marino, vivere in serenità apprezzando la vita in tutte le sue sfumature. Questa è una sintesi dell'omelia tenuta da Marino in occasione della celebrazione dei defunti al cimitero. Piazza Libertà, ritardi evidenti, l'assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi sull'andamento del cantiere. Dogana lì slitta l'esproprio, Tommasone priorità a progetti di recupero. Capogruppo, il PD cerca la squadra, domani incontro nella sede di via Tagliamento e giovedì confronto in comune. Grella ci ripensi. Le disabilità servono nuovi criteri. L'ASL, a detta di Michelangelo Verrecchia, presidente dell'ASL, deve rivedere un po' i criteri di valutazione delle disabilità. Tunnel, impossibile rispettare la scadenza del 30 novembre, Rossano è il caso di rivolgersi alla procura. Il fuoco è divampato all'interno di uno dei capannoni in cui si depositano i rifiuti. Fiamme allo stir di Piano Tardi, nella società Alpini Ambiente ha richiesto un intervento precauzionale ai pompieri. Ad Adribalda, Stipendiopoli, reintegrati 3 dipendenti comunali, comunque sono sorte delle polemiche. Il comune dovrà pagare anche le spese del processo. I 3 dipendenti sono stati reintegrati. Sequestrata droga, 2 studenti denunciati, 3 pregiudicati. Questo è stato, diciamo, questa segnalazione ci viene appunto dalla polizia di Montella. Dalla compagnia di Montella. Per l'Interland sosta, da oggi vigilini in strada, questo ad Atribalda, così Atribalda si scopre città pratica e generosa, il presidente della Proloco dopo la consegna dei beni raccolti per Benevento. A Monteforte nuovo stop alla biblioteca, la riapertura era attesa già da ieri. Mercogliano Argenziano ringrazia Di Grazia, spinta per tutta l'opposizione. Partono i lavori alla scuola Masi di Atripalda. Voltiamo pagina e la nostra attenzione va alla Valle del Sabato, sempre del quotidiano del Sud. San Potito Ultra, per il bene del paese, il sindaco ripensa alla sua decisione. A Montefuso il circolo di Forza Nuova sulla seconda giornata della salute. A Tuffo, dopo Sella, anche il gruppo misto Liberi e il PD incalza. Differenza sulle tariffe d'ari, mancano trasparenza e comunicazione. Il giorno del cuore a Santa Lucia di Serino, grande successo. Rimanendo sempre nelle valli, il presidente del Consiglio Comunale di Solofra, Gaeta, sul caso di missioni. Il prefetto non mi ha diffidato. In religioso silenzio attendo la sentenza del TAR, la minoranza torna in consiglio. A Montoro si è cambiato tutto per non cambiare nulla, la denuncia del circolo Sella. Solofra svaligiata in notte una gioielleria, nel mirino dei ladri un'attività in pieno centro. Non replico a chi si sottrae al dibattito sulla criminalità, il sindaco di Lauro Bossone alla minoranza. Andiamo ad Ariano, incandidabile Colella si dimette, San Nicola Baronia, capogruppo, vince il giudizio in corte d'appello. Ad Ariano nessun progetto futuro, il consigliere Riccio, la città muore, manca un pensiero lungo. Poi a Grotta Minarda arriva l'ex ministro Conte, nuova iniziativa del Partito Socialista. Oggi ad Ariano, immigrazione alle domande del forum della gioventù.
Andiamo ad Altavilla Irpina, Sgarbi a Bagnoli, Movimento 5 Stelle attacca. Sui 5.000 euro di compenso, meglio usarli per la logistica della sagra. Questo per Bagnoli Irpino. L'Oculus Imiteriali è polemica questo a Torella, il sindaco Salzarulo perché assente a Bisaccia, il sindaco spiega, ero a Lanci in rammarico verso i colleghi per la data, l'esponente di minoranza Di Paolo una figuraccia per il paese, a Sant'Angelo dei Lombardi conto alla rovescia per la sagra del 14-15 novembre in attesa. Siamo tutti in attesa di questa sagra. Capossile consigliere decaduto, il PD frena per il circolo dei democratici per quanto da statuto è una forzatura. Addio al poeta della Redenzione, la Santì, questo tra le sbarre del carcere aveva scoperto la passione per la letteratura, la Santissima Trinità dei Preti da Malta in Calabria per Società e Cultura. Pasolini non ci fu un incontro gay, ma una trappola e un massacro tribale. Questi sono articoli sull'anniversario, il 40° della morte di Pasolini. Bene, veniamo ora, dopo aver letto le notizie locali dal Mattino e il Quotidiano, veniamo alle pagine nazionali. Vediamo cosa ci dicono le pagine nazionali. Andiamo al Mattino, veleni in Vaticano, due arresti. Via libera di Francesco ai provvedimenti. Rinchiuso Monsignor Bamba, la Pierre Jacquet collabora. Un altro prelato dell'Opus Dei e una consulente hanno divulgato dossier top segret del Papa, scandali in Vaticano. Quegli spifferi che nessuno controlla più di Massimo Introinie. La Chiesa l'otto per mille facile dalla Corte dei Conti, questa segnalazione, i libri segreti e gli strani furti della casa editrice, poi abbiamo sostegno all'industria, al sud arriva soltanto il 16%. Poi c'è un articolo, Maradona una punizione per l'eternità, la mafia del pizzo, la rivolta di Bagheria, 30 imprenditori contro il racket, pagavano dai tempi della lira. Napoli in TV, la rissa finisce in politica, Fico convoca i vertici della RAI, Giletti amo la città, critico chi la amministra. Questo è relativo alla trasmissione di Giletti che è stato molto molto severo nei confronti di Napoli e molti hanno, come dire, ravveduto proprio una violenza nei confronti di questa città che non meritava tali delle particolari e offensive attribuzioni. Veleni arresti in Vaticano, divulgati documenti riservati, indagini dopo il furto, una revisione dei conti. Voltiamo pagina, ora vogliono colpire Francesco, indaghi lui con uomini di fiducia, Gotti tedeschi in azione sempre gli stessi gruppi di potere. 8 per mille, pochi controlli, la Chiesa è favorita, la denuncia dei magistrati contabili, 200 milioni nel 90, oltre un miliardo nel 2014. Roma, Renzi, PD diviso, incontrade, ma io ricucirò tutto, vertice e cerimonie, il giorno del neocommissario Tronca. Il giallo dell'Airbus, precipitato, ipotesi bomba, scatola nera in buono stato, la compagnia contrattacco. Tricarico la verità del relitto, non escludo l'ordigno a bordo. Crolli e dissessi, la Calabria conta i danni, blitz vandali a Brindisi, devastata scuola media, imprenditori denunciano la rivolta di Bagheria. In 36 scardinano il muro dell'omertà su decenni di racket, nel mirino 22 mafiosi. Patrimoni posciugati dalla mafia, raffica di suicidi e crolli economici. Passiamo ora ad un altro giornale, il Fatto Quotidiano. Bene, avremo anche il Fatto tra i nostri giornali, questo non ci può fare altro che gran piacere. Vediamo i titoli d'estate del Fatto, io sono costretto a leggere i principali titoli, vorrei approfondirli anche, ma abbiamo mezz'ora di tempo che dobbiamo rispettare. Riprendiamo le notizie dal Fatto, il Papa arresta le gole profonde, ecco il libro sui furti in Vaticano. Nuzzi, manette usate per coprire le spese pazze dei cardinali, la strana coppia, Sua Eccellenza e la lobbista fra Twitter, Opus e comparsate e TV. Le regioni a rischio, i farmaci salvavita, Renzi, ci divertiamo. Poi c'è una riflessione di Cacciari, i PD, partito suicida, tutto è iniziato già con Veltroni. Promesse ignorate, Matteo cresce solo se fa qualcosa il trend del martedì. Il rapporto dei 101 nelle mani del PM, presto nuovi indagati sempre per mafia capitale. Voltiamo pagina, qualche titolo, il papagno di Francesco.
Arrestateli. Racconto delle ruberie sulle elemosine dei nemici del Papa. Il PD è morto con Veltroni e si sono spartiti il potere. Questa è una riflessione di Cacciari. Lista dei 101, altri indagati in arrivo per mafia capitale. Giubileo, Renzi si incarta su supercommissario. Annunci e promesse non bastano più. Renzi cresce solo se fa. Ciak si gira. Mafia capitale alla sbarra, e qui tutto un approfondimento del Corriere, vedete, del Fatto Quotidiano, Mondo di Mezzo, entra alla Corte Carminati in video, e qui ci sono un po', c'è un'analisi di tutti i più grandi, come dire, grossi ladri e di Roma, che volevano proprio, come dire, prosciugare Roma con comportamenti malavitosi. Bene, Corriere della Sera, andiamo a qualche titolo. Dunque, le crudele battute sugli ebrei, un articolo di fondo di Paolo Mieli. Regioni e governo sullo scontro sulle tasse, Renzi convoca i presidenti, ora ci divertiamo. Arrestati i due corvi del Vaticano, un prelato e una consulente sotto accusa, scelti dal Papa, hanno tradito trafugando documenti. Scandalo, la donna scarcerata perché ha collaborato, la Santa Sede valuta provvedimenti su due libri in uscita. Londra ritrovata la nebbia e fa felice soltanto i turisti. Gli aborti scendono sotto quota 100.000, erano 234.000 nell'82, tra le cause maggiore consapevolezza e meno gravidanze. Le carte diffuse dai due corvi, sempre per lo scandalo in Vaticano, tra bilanci e pettegolezzi. L'ombra di una nuova Vatikills. Andiamo avanti, Francesco registrato di nascosto, i costi sono fuori controllo. Sanità e le tasse, lo scontro governo-regioni. Renzi vuole tagli agli sprechi sulla manovra offensiva da sinistra. Il team per Roma, i dubbi di Gabrieli, sindaci, summit di Berlusconi e Salvini, la Lega vende la sua sede storica. Qualche altra notizia, l'aereo distrutto da un oggetto esterno. I vertici della compagnia russa, la dinamica esclude un errore del pilota o un cedimento del jet. Bene, siamo al Sole, abbiamo letto i titoli più importanti, siamo al Sole 24 ore. Scontro Renzi e Regioni su sanità e rischio tasse. I dubbi del Senato sulla clausola IVA, la coerenza culturale che serve alla ripresa di Alberto Quadrio Curzio, un articolo di fondo, fuche notizie in Vaticano, due arresti, Monsignor Balda e la consulente Sciarchi. L'ombra dei precedenti, i partiti senza candidato di partito, un articolo di Lina Palmerini, borse in rialzo in vista del Q2. Perché i libri antichi sono in pericolo, una riflessione di Armando Torno. Prima manovra espansiva dal 2007, squinzi, impianto da confermare, grandi assenti, ricerca, innovazione e mezzogiorno. Ancia, investimenti pubblici, ok, più l'1% di risorse, più risorse al pubblico impiego e capo. Manovra scontro Regioni Renzi, Chiamparino, rischi di nuove tasse, ticket, alt del Premier, niente aumenti sulla sanità, più fondi. Dubbi del Senato sulla clausola IVA, tracciabilità di tutte le fatture, il progetto NENS contro l'evasione. Ultimi titoli, listini europei e bond appesi al Q2, i mercati premiano Erdogan, balzo del borsa e della lira, l'Ocse campagna elettorale segnata da ingiustizie. Poi andiamo alla fuga di notizie, il Vaticano due arresti. Poi abbiamo i finanza mercati, Telecom, NIL all'esame della Consob, Ansaldo Breda passano ai taci, a dicembre l'Opa. Ultimo giornale, siamo in perfetto orario, Inter Milan, l'Expo continua, Mancini in vetta, Mihajlovic cresce, Milano torna capitale e tra grandi progetti. La bilancia di Allegri, il coraggio dei big è una squadra vera, questi sono i titoli della Gazzetta, il Viola e super tiri, possesso come il Barça. Poi abbiamo Malagosi tiene Tavecchio, ma la ricandidatura si allontana, questo è un caso preso in analisi dalla Gazzetta dello Sport, Conte sceglie Berardi, Insigne, Pirlo stavolta resta a casa. Questi erano i titoli principali per la Gazzetta dello Sport. Prima della chiusura vi ricordiamo che è partita oggi la vaccinazione, come è partita in tutta Italia, insomma, per la campagna relativa alla campagna influenzale. Rivolgetevi con fiducia prima al vostro medico, chiedetegli se
è il caso di vaccinarvi, se le vostre condizioni lo permettono. Poi con fiducia rivolgetevi ai distretti sanitari di appartenenza, ai vostri presidi di prevenzione. Abbiate come cura la vostra salute nel rispetto anche degli altri. Quindi da oggi in poi l'ASL di Avellino, come dire, dà inizio a questa campagna vaccinale. Attenzione particolare naturalmente da parte dell'azienda, ma da parte di tutta la società civile e sensibile, ai bambini, agli anziani e alle fasce sociali più a rischio. E quindi tanta attenzione, ma anche tanta fiducia. Con quest'ultima notizia io vi auguro una bellissima giornata di sole, perché è una gran bella giornata di sole, forse ancora per qualche giorno. Buona giornata a tutti da Paolo Matarazzo. Arrivederci.